Torino, 13 ottobre 1996, ore 14:45. Eclissi di sole, il mondo si ferma. Ore 16:55, il mondo ha ricominciato a girare. Che palle. Vaffanculo! Era tutto un complotto. Mio padre, la colazione, la scuola, quelli sul tram, quelli a piedi, i marciapiedi. Tutti con lo stesso obiettivo, rovinarmi l'esistenza, fregarmi. E io cercavo di fregarli a modo mio. Come? Ero libero. Libero! Libero nel senso che non avevo un cazzo da fare, ecco. Mi piacevano i libri perché nei libri tutto è chiaro e bello anche quando è brutto. Mi spiego? Mi spiego. Quelli che ti fanno stare male bene. Anzi, più ti fanno stare male e meno male sto. Mi sono spiegato? No. Il fatto è che nei libri con le donne, ad esempio, succedono cose fantastiche. Uno sguardo e lui e lei si mettono insieme per tutta la vita. O per una notte che vale come una vita, grandioso. Sì, tu prova a farlo nel mondo vero, se non finisci in questura è già un miracolo. Che cazzo vuoi? Tanto finirei per sposarti con un commercialista. Aria. Non vedi che è già tutto scritto nella tua vita? Aria. Bella. Io ti avrei fatta felice, forse. I miei coetanei, dicevano i giornali, cominciavano col sesso orale a 14 anni. Avevano rapporti completi a 16, a 18 delle donne ne avevano le palle piene e diventavano o impotenti o serial killer. Per evitare danni a me e agli altri, io ero vergine. Così almeno non dovevo preoccuparmi dell'eiaculazione precoce. I Savoia avevano fatto tutto quel casino, il Cosoli, il Risorgimento, per mollare questa città e andare a Roma. Invece io a Torino c'ero tornato dopo 15 anni a Roma con mia zia e non avevo in tasca una lira. Mia madre era ancora malata di nervi, ma adesso, dicevano i dottori, socializzava. Con me e con mio padre no, di sicuro. Oh Walter, a me cerca di stare allegro te che sei giovane, mio buono. Allegro un cazzo, papà. Ma se il grigio gli restava attaccato addosso alla gente del mio quartiere? Tipo una bronzatura al contrario. Allora saltavo di nuovo sul tram e riprendevo i miei giri in centro. La mia consolazione erano i commessi. Adoravo i commessi. Anche se prendevano uno stipendio, quella era gente che stava peggio di me. Insomma, leggevo, pensavo, fantasticavo. Ero il padrone del mondo. Il mondo. Torino. Ho parlato col capo reparto lì alla verniciatura.
dice che con il diploma come c'è te ci sarebbe il modo di imboccare. Perché vedi, i figli dipendenti in fabbrica hanno una via preferenziale. Preferenziale, certo. Non sei voluto diventare commista e non hai voglia nemmeno di fare soldi. Ma che bestia saresti? Ma va a fare. Per fortuna c'era Caterina, mia zia. E come ti è venuto in mente a te di tornare? Non lo so. Succede, a un certo punto ti capita di voler tornare. Sarà. Però con i soldi che aveva fatto vendendo mobili indonesiani, lei almeno si era comprata una cascina in campagna. Comunque, dopo 15 anni insieme, era l'unico bipede con cui avessi una relazione umana. Ehi, il concerto di hip hop. Ma erano finiti. Rinaldo, mio ex. Adesso fa il promoter per concerti. Rinaldo, eh? Mm. Un grande. 1,60 al massimo. Emma, ci vediamo domenica. Mille lire a colletto. Comportati bene. Ciao. Dimenticavo, nel complotto c'erano anche loro, quelli del ministero e quelli delle poste. La chiamata alle armi mi arrivò con 4 anni di ritardo. Come si fa a partecipare al concorso? Quale concorso? Quello lì. Concorso per ufficiali? Siete graduati in famiglia? No. Politici? Qualche prete? Una sorella come quella? E allora senti a me, lascia perdere. Protettori non ne avevo, sorella disponibili tanto meno. Salutai il dottor Falqui e decisi di assumere informazioni sull'esercito direttamente dall'interno. Terza compagnia Doberman, 21esimo battaglione motorizzato Alfonsine, provvisoriamente di stanza a Cuneo, Rossi Mario detto Marione, 144 giorni all'alba. Obietta, parte di... Obietta del primo, io non la faccio più, perché ci ho provato, niente, mi hanno preso mica, obiettore, mi hanno fatto fare, ho provato marcato a visita, poi dico, mo, ma male un pochetto, mi sono preso di tutto, parte di tutto, niente, questi ci hanno creduto, parte di... mi sono preso l'ex, la playg, il tavolo, a spinacago, che cola, di tutto, mi sono fatto, parte di niente, parte di questi in cecasca, e mo se molli, capito, alla fine, allora, mi sono calato, via, mi sono fatto, non la faccio più, io mi sono stato drogato, neanche le canne, mi sono fatto, mica mia, non la faccio più, mi sa che mo, quando torno a Roma, prendo la lavoro in farmacia, perché, oh, voglio dire, ormai le conosco tutte, parte di... oh, l'ex, la playg, il tavolo, tutto insieme, niente, per sto sbloccando, che mi devo prendere, perché questi sono tutti i giorni tachicardia, le cose, capito, mi devo piano, mi devo piano, che faccio, mi faccio piano, ma farò, capito, Martì, è il problema un altro, Martì, che ti devi obiettare, tutto a posto, stai bene, Martì, ti trovo un gamba, tutto a posto, sei contento, sì? L'incontro con Marione non mi lasciò dubbi. Cercai e scoprii dentro di me profonde motivazioni ideali e morali per l'obiezione di coscienza. Ciao. Ciao. Vorrei fare l'obiettore. Anche tu vuoi fare l'obiettore? Devi fare domanda presso il Ministero di Roma con dati anagrafici, residenza e motivi per cui obietti. I ragazzi sprizzavano cordialità da tutti i pori. Poi devi indicare l'ente presso cui vuoi lavorare. Grazie. Quella è la lista. Conosci qualche presidente, funzionario? La domanda mi suona familiare. Operatori culturali, assessori, giornalisti. Ma chi cazzo conoscevo io? Pareti operai? Beh, allora per queste associazioni non c'è niente da fare. Trovati un gruppo con poche richieste. La sottoscrizione è libera. Grazie. L'ultimo nome della lista mi balzò agli occhi pieno di promesse. Thank you.
portare Belfagor, il mio cane, che stamattina si è alzato col piede storto, allora mi dica. Devo fare una raccomandata. E la cuccia bene, sì. Per dove? Roma, Ministero della Difesa. La vuole con la ricevuta di ritorno? No, grazie, semplice. No, guardi che è meglio. Grazie, vorrei una raccomandata semplice. No, è più sicura. Forse, forse, però io mi ostino. È anche più veloce. Sì. Non ho parenti alle poste, non conosco nessuno alle telecomunicazioni e non ho rapporti con i post telegrafonici. Fammi questa raccomandata semplice, sennò ti ammazzo il cane. Mannaggia Belfagor, che animale questo. Vabbè, facciamo sta raccomandata semplice. Ecco qua. Uno, due. Hanno 4150. E non ho resto. Non c'è problema, non c'è problema, tienilo, grazie. Oh, Star Trek, ti volevo solo aiutare. Prendi ste 5.000, Belfagor. Ebbene sì, anch'io ero uno studente. Esami sostenuti in 2 anni, nessuno. Ma non c'era niente da fare. L'università mi stimolava. Sarà stato l'ambiente, la vivacità culturale, il fermento intellettuale. Oh, ma c'è che stiamo a fedo? Eh? Che cosa ci stiamo facendo qua? I libri, li devono vendere a qualcuno, no? È proprio a noi ce li devono vendere, se detto. Ecco, d'accordo, sì. Non c'era da farsi troppe illusioni. Però ogni tanto speravo di incontrare qualcuno come me. Un simile. Che so, un giovane poeta filosofo. Sono Alessandro Castracan. Sono un giovane poeta filosofo. Sto inviando questa videolettera a tutti i miei compagni di corso, a quelli davvero interessati. Dio è morto, diceva Zarathustra. Ecce homo. Sono contento che sei venuto. Sei l'unico, sai? Non che avessi voluto di meglio, anzi, pensavo non venisse nessuno. Questo mondo fa orrore, non credi? Ah, sì. La ricchezza fa orrore. L'umanità fa orrore. Hegel fa orrore. Hegel, certo. Potenza? 3,20 più 3,20. Cazzo. Noi dobbiamo tramontare, ovvio. Come sostiene Nietzsche, capisci? E possiamo farlo solo attraverso la poesia. Il più osceno girotondo ha gambe spalancate e gridano sconciamente, inebriate. Fatti sotto, ascolta! Io sono quel signore. Mi vennero in mente 2 considerazioni. Quel signore che vive in quel castello, mi ricordo. Costui è un pazzo. In quel momento. 2. La. Se lo può permettere. La. Noi siamo ancora a fare sciopero per le pensioni e gli anelli di Saturno si stanno sciogliendo. E te? Oh, non vuoi parlare? Guarda che io starei cercando il famoso dialogo. E lo vuole? Porca. Ora te mi stai a sentire, capito? Per te, guarda, c'hai un piccolo problema. Te non sei troppo normale. Ci risiamo. Dove vai? Vado a parlare con mia madre? Vabbè, lasciamo perdere. Ma ora voglio dire, alla tua età, tutti più o meno, cercano di fare un lavoro, di comprarsi un'automobile, vedano se possano fare carriera. A parte questo, te non hai neanche una ragazza. Eppure, tanto frocciolo mi sembri. O mi sbaglio? Sbagliarsi si sbagliava. Però pur di fargli rabbia. Guarda, io lo so che tipo sei, Tessa. Te non è che non riesci ad essere normale. Te proprio non vuoi essere normale.
Sì, ma cosa ti credi? Che il mondo sia... Oh, io non sono normale, forza, mandatemi un milione a casa. Bisogna prendersi le proprie responsabilità, capito? E che dovrei fare? Diventare come te? Io lo so cosa pensi di me, sai. Te pensi che io sia un mezzo fallito, un bischero, eh? E difatti c'hai ragione, perché è 30 anni e lo piglio nel bocciolo e ancora non ho finito. Hai idea di quanti sono lunghi 30 anni? Comunque, biondino, oggi come oggi, solo con i soldi si può comprare anche la libertà. Guarda, io non ho fatte di cazzate. E me l'hanno fatte pagare anche tutte fino in fondo. Ma almeno io mi sono levato la soddisfazione di non darti la vita, capito? È qui che sbagli. Tu non hai fatto niente. Volevi fare la rivoluzione, invece non sei stato capace nemmeno di tenere in piedi una famiglia. Avevo 5 anni. Walter. Miracolo. Mia madre parlava. Me ne vado. Non posso più restare qui. Sì, e dove vai? Vai dalla Fuzia a piangere, vai se hai coraggio. E torna, torna. Certo che andavo da Caterina. Se lui l'aveva preso nel bocciolo per 30 anni, io non ci tenevo, grazie. E non era solo perché lei faceva una vita meno schifosa. Quando si era ammalata me l'aveva scritto. Tirarti su mi ha insegnato a prendermi cura di qualcuno. Sarò sempre in debito con te, Walter. Poi dal tumore era guarita e non se n'era più parlato. Non c'era bisogno di parole. Ma avevo detto che funzionava. A me mi ha stressato. Battagliero, un giaccone color nero marca la diversità. Non lo salverà dal cielo il suo lucido pensiero, il furore bando nero, il potere che non ha. Aspirante guerrigliero, oh, oh, battaglia. Fare un cazzo per non fare un cazzo, mi misi a scrivere. Di quello che vedevo, della città, della gente. Mica volevo diventare chissà chi, ma era come leggere libri. Parlare di me in terza persona mi faceva sentire meglio. Cominciai a buttare giù certi incubi della mattina presto, quelli che ti vengono a trovare con un occhio semiaperto, tipo... Walter Verra, il giovane paleontologo, svela il mistero della scomparsa dei dinosauri. L'arrivo di una specie di predatori più aggressiva e spietata. Gli assicuratori. Buongiorno, sono un assicuratore. Lei è giovane adesso e non ha problemi. Può sembrarle un po' prematuro, forse, ma non ha mai pensato ad un programma pensionistico sicuro e di alto rendimento? Cosa ne dice, eh? Ma veramente io per lei avrei pensato a qualcosa di particolare. Ritornerò! Gongorzolo Gamberetti. Il solito. Quello che costa meno. Da Fiori andavo perché ogni tanto mi facevano credito. Purtroppo ci si esponeva al rischio di certi incontri. Walter! Ecco Valeria, vedi? Come va? Da un po' che non ti vedo. Sono stata un sacco in giro. Piace la mia Doc's Dora? Bellissimo. Ma lo sai quanto ci tengo io al look? Ma che fai, mi prendi in giro? Nah. Ci vuole personalità nella vita. Iniziativa. Guarda mio padre. Non faceva il turnista. Pensionamento anticipato. Con i soldi della liquidazione ha rilevato un bar e poco dopo hanno trasferito l'anagrafe lì vicino. E allora lui sai cosa ha fatto? Ha messo mia madre e mia nonna in cucina e adesso fanno un sacco di soldi con i panini per la pausa di mezzogiorno. Lo dicono anche in TV, ci vuole spirito d'iniziativa. È culo. Cosa? Mamma come l'ha presa? Mia madre è felice, fa quello che faceva prima a casa, però in più adesso la pagano. Senti, ci vieni domani sera allo Space Lab? No. Dai, oh, cosa c'hai da fare? C'è un altro impegno? No, non ho niente da fare. Allora vieni allo Space Lab, ti lascio un invito alla cassa così non paghi la PR, una mia amica, e tu vieni allo Space Lab, ok? Ci vediamo domani sera. Amore! Il lurido, il più popolare spacciatore di estasi e cocaina dell'università. Valeria era diventata una delle sue fidanzate. Quanto a me,
Ero contrario alle droghe sintetiche. Mica per il principio. Costavano troppo. Ciao Walter. Ciao, come stai? Dai, siamo anche tu? Sono tesissimo. Dicono che Treppi non scherzi. Lo so. Io continuo a dirmelo che tutto questo è apparenza, ma è da stamattina che vado al cesso ogni 5 minuti. Voglio dire, se noi fossimo davvero in grado di applicare tutto quello che ci insegnano sui libri, non ci sarebbe più bisogno di voti, esami e tutto quanto il resto, no? Perché siamo qui? Perché vorremmo essere tutti degli eroi, ma in realtà siamo solo degli schiavi. Così parlò Zarathustra. Povera ragazza, eh? Così bel personale e così poca personalità. Mi dispiace. Il professor Treppi, meglio noto come... Verra. Il sanguinario. Perché certi incontri capitano sempre nel momento sbagliato? Buongiorno. 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 Lei è al primo esame, vedo. Che studi ha fatto? Ragioneria. Ragioneria? E studia filosofia? Interessante. Beh... Allora le farò una domandina facile, facile. Mi preparai al peggio. Mi parli dell'esposizione del concetto di tempo in Kant, paragrafo 5 dell'estetica trascendentale. Ecco. Guardi che il paragrafo 5 in Kant non c'è. Ah no? Interessante. Vuole venire lei, ragioniere, a insegnare al posto mio? Se vuole può controllare. Controllò. Dove ha fatto queste fotocopie? Alla Biblioteca Nazionale. Interessante. Prenda nota, signorina, che la Nazionale hanno la prima edizione dell'estetica, quella senza il paragrafo 5. Kant l'ho aggiunto soltanto in quella successiva. Dal suo punto di vista, quindi, lei ha ragione. Il mio esame? Si compri il mio manuale e torni tra un mese. Le giuro che le farò la stessa domanda. Avanti il prossimo. E anche Kant era sistemato. Che altro poteva capitarmi? Ah, è arrivata anche questa, per lei. Ah, ecco, la lettera dal ministero. La mia domanda di servizio civile era stata accettata. Sull'onda dell'entusiasmo, Castracan... decisi di andare in discoteca. Discoteche sono come le chiese. Preti e DJ si dannano l'anima per convincerti che tutto va bene, tutto è bellissimo, siate felici, ci pensiamo noi. Io in chiesa e in discoteca ci andavo una volta l'anno. In chiesa se moriva qualche parente, in discoteca oggi. E più o meno con lo stesso stato d'animo. È stasera che si inaugura... Sì. Permesso... C'è nessuno. È sabato, è ancora presto. Sarà l'una. A che ora arrivano di solito? Di solito alle due. Che ne so? Solo i coglioni arrivano prima. Bravo.
una malattia. Ma neanche una gran soddisfazione. Non è che non posso. Non voglio. Sicuro? Poi fino adesso non è mai valsa la pena. Tu? Io cosa? Tu come l'hai persa? Per rabbia. Ma erano altri tempi, era... Emma, andiamo a preparare. Quanto ti piacerà andare in giro con la polizia, eh? Sei tu che dici che devo passare più tempo in famiglia. Come vai? A studiare. Ho l'esame di filosofia morale. E che sfocio ci sarebbe? Sei un ragioniere, rammentatelo. Walter Verra, il giovane incazzato, prende il fucile. Eccoli pronti. Ugo, priglieli. Walter! Walter, Walter! Guarda qua, guarda in camera. Dici, l'Italia vuole sapere perché, perché? Perché hai ucciso tuo padre? Perché non gli andava giù in Nietzsche. Ecco, guardateli i giovani di oggi. Sono inquieti, sono irrequieti, sono violenti. Sono capaci, come Walter, di uccidere il padre perché non gli piace un cantante rock. Questa è una tragedia che ci tocca davvero tutti da vicino. Buona, questa era intensa. No. Grazie. Oh, ma sei sicuro di star bene? Quale figlio non avrebbe motivo di piangere i suoi genitori? Oh, vi dico una cosa. Questo qui non darà neanche un esame, ve lo posso mettere per scritto. Il lunedì dopo, animato dai più fervidi propositi, mi recai all'ufficio del cane. Tu saresti il nuovo obiettore. Io mi chiamo Lupo. Ricordati una cosa. Gli obiettori passano. Gli assessori passano. Ma i funzionari come me restano. Quello è il tuo ufficio. Fammi 300 copie, eh? Ale, si cominciava. Finalmente sarei diventato utile alla società. Fanno star bene a lui le fotocopie. Ciao. Io sono Pasquale, l'altro obiettore. Walter. Ascolta, ti dico subito che qua c'è da ammazzarsi dal lavoro. Guarda, una cosa proprio fuori dal normale. Sempre, sempre che devi fare qualcosa. Non sei mai fermo. Guarda, devi occuparti dei zii, dei bambini dei zingari, portarli a scuola. E devi stare dietro agli extracomunitari. E poi mai nessuno è contento. Ma la cosa proprio, guarda, più pesante è questa qua, le fotocopie. Non ne posso più io di fare. Meno male sei arrivato te, molto le fai te. È troppo pesante, guarda, davvero. Non le sopporto, capisci? Gli incubi ho di queste fotocopie. È finita la carta. Ah, ma c'hai fretta? Devi lavorare. Il primo impatto con il lavoro era stato davvero incoraggiante. I miei incubi cominciarono ad avere un tema ricorrente, tipo Walter Verra, la giovane promessa, cerca un posto adeguato alle sue aspirazioni. Bene, 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 bene. Allora lei vuol lavorare per l'Air France? Sì. Come? Prego. Qua? Qui. Perché? Perché mi piace viaggiare. Voce! Mi piace viaggiare. L'Air France non è propriamente un villaggio turistico. Non è nemmeno un posto da geometra. Io sono un geometra. Davvero? In duplice copia. Per prima.
Il mio compito era verificare la scolarizzazione dei bambini nomadi. Solo che le scuole non volevano bambini nomadi. I bambini nomadi non volevano andare a scuola. I genitori dei bambini italiani non volevano che i loro figli andassero a scuola con i bambini nomadi. E i genitori dei nomadi preferivano mandare i loro figli sulla strada che a scuola. Ma l'aspetto peggiore del lavoro erano le insegnanti. Oggi i bambini nomadi si sono presentati a scuola sporchi. Succede con i bambini? Sì, ma oggi avevano anche le verruche. Manderemo una visita medica mercoledì. E se fossi io a prendermi le verruche? Magari. Martedì. Oggi i bambini nomadi sono venuti a scuola senza merenda. Capisco. Gli altri bambini hanno paura che gli rubino le loro. Secondo me dovreste comprargliele voi, le merende. Si ricorda il problema delle verruche? Le ha prese? Un lavoro ce l'hai dopo? No, non ce l'ho un lavoro, ma che me fai? Io sto con mia moglie, lei c'ha i soldi, mi mantiene. Ciao, amore. Ciao. Ascolta, ti ho telefonato per dirti che non so se riesco a venire a casa. Più che non vengo, come le fotocopie maledette, loro so che mi trattengono. Sì, le fotocopie t'ho detto, non... Ma va, guarda che non devi pensare a queste cose. Sì, ti voglio bene, sì. Sì, ti amo, sì. Bacino. Ma sai che a volte veramente mi sento in colpa. Per tua moglie? Per mia moglie, ma quale per mia moglie? Perché non riesco mai a fare i 7000 punti qua. Purtroppo la pausa pranzo finiva sempre troppo presto. Oggi i bambini nomadi sono arrivati in ritardo. Succede anche ad altri bambini, credo. Ma gli altri bambini non sono zingari. Signora. Signorina. Signorina, noi siamo un'associazione comunale. C'era un insetto. Le odiavo io le insegnanti. E odiavo anche i compagni di sventura che prendevano i mezzi pubblici nei miei stessi orari. E quando tornavo a casa Caterina aveva pur diritto a una vita privata. A Rinaldo, quello dei biglietti gratis, però non veniva mai. Devo vivere da solo. Starò alla casa dell'obiettore. È gratis. Ma viverai trovare. Appena mi sarò sistemato un po'. Stare solo, Walter. Nell'ultimo decennio il vecchio stadio aveva ospitato a turno un ricovero per anziani, una scuola per disadattati e una comunità per tossicodipendenti. Nel costante miglioramento di immagine perseguito dalle autorità era stata adibita infine a casa dell'obiettore. Per un attimo invidiai Marione e la sua camerata di allegri commilitoni. Comunque, sarebbe diventata casa mia. Bambini nomadi non pregano all'inizio delle lezioni. Sono musulmani, signora. Ah, però perché non pregano? Perché è un'altra religione. Sì, certo. Cosa vuole che facciamo? Convertiteli. Provvedo subito, sì. Pronto il CIM? Centro di igiene mentale? Sì, volevo sapere, è possibile un autoricovero? Sì, so di essere malato, sì. Ah, c'è la settimana bianca. Si può partecipare? Scusa. Lo faccio subito, eh? Due di ognuna. Ho visto che ti stai dando da fare. Bravo, bravo. Ma adesso
ci spetta uno sforzo supplementare. Dobbiamo fare qualche cosa per gli zingari adulti. Vieni, appoggia, appoggia. Ho preparato un programma sull'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Vuoi darci un'occhiata insieme a me? Vieni, vieni, non avere paura. A parte che farmi mettere le mani addosso da Lupo un po' mi inquietava, la verità era che si stavano avvicinando le elezioni. Lupo e il suo assessore volevano farsi belli, perciò si erano inventati una campagna per far assumere in prova giovani nomadi a ditte della città. Lui si era occupato delle istituzioni. A me toccava convincere gli zingari. Non sapendo da dove cominciare, seguì quell'apparizione col bimbo in braccio. Chi è lei? Sono del comune. È l'antenna non funziona. Procedo. No. Vado a mettermi lì. Adesso sì. Metto qui, Fatima era la figlia di Ibrahim, il delegato del campo. La mia performance come antennista mi procurò un colloquio con lui. Fatima aveva un numero imprecisato di fratelli e comunque la porta della loro casa era sempre aperta. Ibrahim si dimostrò un gentleman assolutamente inappuntato. Vuoi tu uno pulcino, abbiamo qua? No, grazie. Vuoi uno bicchierino? Sì, sì. Salute. È molto fortissima questa. E questo dice per il stadio, per fare per un ballone, per giocare. Io ho detto, ma cosa, non buttate le nostre case per uno ballone? Comprato un'antenna, una satellite, ho dato 300 miglia lire per prendere Jugoslavia, per posso prendere Jugoslavia. Funziona bene. Ma funziona benissimo. Dovevo comprare motorino, costava 120.000 e non l'ho comprato, l'ho fatto io manuale. Qua spingendo un po' Sarajevo, solo che non lo mostra adesso, verso le 8:30 possiamo tenerla. Turchia, Germania e così le prendiamo, tutte le canali. Quanto ha questa satellite? Mi piaceva. Mi piaceva un sacco. Aveva stile. Sì, sì, aveva stile e non lo sapevo. In stretto rapporto la vostra gente con il mondo del lavoro in Italia. Per esempio tu che vuoi fare? Niente. Beviamo. Lo sai, si stanno sciogliendo gli anelli di Saturno. A Vittorio, non ho mica tempo per guardare su in aria. Lo so, ma è proprio così che ti fregano anche l'anima oltre a soldi. Ti martellano il cervello, te ne raccontano così tante, fino a levarti anche la voglia di sognare. Quando nascesti te, nacque un bel fiore, la luna si fermò nel camminare, la luna si fermò nel camminare, le stelle si cangiorno di colore.
l'amore è come l'era. Dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. Era 20 anni che non lo sentivo cantare. Te fuma. Grazie. Ma che sei ancora preoccupato per tuo figlio? Oh, Walter? E te sarebbe un ragazzo in gamba. Però vedi, lui ha un problema perché lui si sente il meglio di tutti. In questa maniera però si rompe coglione alla gente. E piano piano e ti lascia solo, capito? Senti, si è fatto tardi. Che mi raccompagni? Ti raccompagno, ti raccompagno. Grazie. Meno male c'è il loro sogno. Vai, andiamo via. Tu hai visto la partita, ieri sera, si vede proprio quella faccia un po' assonnata, senza offesa, per carità, io non... No, io ho un bel film, mi sono visto un bel film di quelli lì, divertenti, e non è molto da ridere perché era di Ligabue, però grottesco ma divertente. Poi ho cambiato canale e mi sono visto Totò, ed è lì proprio mi sono spanzato dalle risate, perché per rilassarsi una serata più divertente, non la solita serata pallosa a guardare la partita. Poi mi sono letto un libro, non sapevo... Eh sì, sentivo il complotto chiudersi intorno a me. Sarei stato stritolato da un meccanismo omicida. 8 ore di lavoro al giorno, 3 settimane di ferie l'anno. Avrei venduto l'unica cosa che mi era rimasta di mio oltre il culo, il tempo. Sarei diventato come lui. Oppure, se mi andava bene, mi sarei ritrovato a guardare la luna e a cantare canzoni d'amore ai Viados sul lungo Po. Fatti i conti, preferivo restare solo. Al cane cominciarono ad arrivare gli zingari. Allora, gli davamo un questionario e gli chiedevamo cosa volevano fare. Che vuoi fare? Carabinieri. Il Papa. Rambo. Presidente. Palla a sinistra. Cantante di Po. Berlusconi. Padrone. Pe Fiat. Sindaco. Michael Jackson. Pippo Bau. In triplice copia per stasera. E la campagna elettorale era terminata. Più lavoravo, più avevo incubi. Più li mettevo nero su bianco, più gli incubi peggioravano. Walter Verra, il giovane incompreso, insiste nel cercarsi un'occupazione degna delle sue capacità. Mi interessa il settore delle pubbliche relazioni. Voce! Le pubbliche relazioni mi interessa. Ma non ha esperienza. Come politica aziendale, a noi interessano candidati con almeno 2 anni di esperienza. Avevo sognato la Martino e il Rosso come ultima di una serie che comprendeva Dolce e Gabbana, Cecchi e Gori, Alfa e Romeo. Lo capisco. Ormai quasi tutti lo richiedono. Ma se non ti assumono da qualche parte, come fa a farsela uno l'esperienza? Noi non siamo qualche parte. Noi vogliamo conoscere tutto di lei. Walter Verra, il giovane ribelle, si incazza. Anch'io. Prego. Come l'abbiamo tirato su questo ufficetto? Bambini pakistani al nostro servizio, quanti ne abbiamo? Shh, silenzio, mi faccia finire. Che ditta stiamo truffando, individuale, pubblico o privata? Il segretario sotto questo tavolino, dottor pubbliche relazioni? Carponi, Carpiati, chiami la segretaria, voglio sapere, testimonianze voglio. Lei è licenziato. Ah sì? Licenziato? Perché mi avevi assunto. E quando mi svegliavo non andava meglio. Nello sprint mattutino, all'unico cesso disponibile, c'era sempre qualcuno più veloce di me.
perché uno pensa alla libertà come a un grande, meraviglioso ideale, di quelli che ci scrivono sopra libri, canzoni, ma poi finisce che gli tocca fare i conti con certe questioni di cui nei libri non si parla mai. Solo la realtà. E la realtà è che solamente il 13% degli studenti italiani raggiunge la laurea. E il problema è il diritto allo studio. I più esposti a questo tipo di selezione sono i più deboli socialmente, a cominciare dagli studenti lavoratori. Walter. Ecco. Non solo studia, ma presta servizio civile presso un centro d'accoglienza nomadi ed extracomunitari. Prima di dare la parola a Walter vorrei... Adesso che cazzo dico io? Parla di te. Alla fine delle riunioni converrà far circolare... Che vuoi che gliene freghi a questi di me? Nemmeno mi conosco. Rispetto ad un problema che non deve essere preso. Tu rappresenti una condizione, capisci? Questo è un movimento. E bisogna farne parte perché qui sta succedendo qualcosa. L'accesso e il controllo del... Cosa? Cosa sta succedendo? Non lo so. Ma questo è il bello. Siamo tanti, capisci? Diversi ma tutti insieme, tanti. Concludendo, cedo la parola a Walter. Ah sì, loro erano tanti, tutti insieme, un movimento. Ma io per loro ero qualcosa di più di un caso esemplare. E poi la poesia era morta. Senza fuggire, eri carino, proprio un amore di ragazzino. Comunque, per uno nella mia condizione, l'occupazione aveva dei vantaggi obiettivi. L'occupazione. Non sapevo che cazzo farmene della politica io. Che c'era da dire del resto? Quelli dell'est passavano all'ovest in cerca di porno shop e di supermercati, finalmente liberi di comprarsi cazzi di gomma da mettersi nel culo e ritrovarsi disoccupati pure loro. Il dio denaro aveva vinto dappertutto. Mio padre era sempre stato di sinistra, ma in che cosa era diverso dagli altri? Era questo il migliore dei mondi possibili, purtroppo. Ti ricordi di me? Mi ricordavo sì. Proprio in quest'aula. Anche tu nell'occupazione? No, ero solo curiosa di vedere cosa succedeva. Io ho altri interessi. Tipo? Fare quello che mi piace. Ci viene a casa mia? Vivi qui? Finché non trovo un appartamento in città. Mio padre, notaio. Ah, aspettami di là. Ti raggiungo dopo.
Salve, sono un amico di Beatrice. Oh, uno nuovo. Ciao, io sono Titti. Giugi. Bobby. Umbi. Walter. Vuoi qualcosa da mangiare anche tu? No, non ho più fame. Comunque, quella lì è una cosa. Ma che dici, Sandy? È che trovo appassionante la materia. Santo cielo, ho 33 anni. Non prendo più le coppe. Oh, la cocchina della bella. Bentornata. Perché? Non ti piace qui? Sì, sì. Bel posto, bella gente. Ed io ti piaccio? Sì. Vorrei andare a letto con te? Sì. Ti va? Sei felice tu? Ma tu mi stai prendendo per il culo? Scusa. Cognome? Lamine Youssou, nata a Dakar il 25/05/67. No, no, lascia. Fotocopie le faccio io. Sono stati qui tuoi domenica. Tuo padre mi ha chiesto due notizie. Deve essergli costato parecchio. Perché non lo chiami? Gli manchi. Non ci credo. Quanto tempo ti resta da fare di servizio civile? 5 mesi. E poi? Non lo so. Perché? Così. Non è che stai cercando di dirmi pensa al tuo futuro, Walter? Ci pensano tutti al futuro. Farebbero molto meglio a pensare a ciò che gli capita tutti i giorni. Walter Verra, il giovane disoccupato, trova finalmente un'attività adatta a lui, alle sue aspirazioni, alle sue capacità, alla sua voglia di affermarsi. Un lavoro all'aria aperta, a contatto con la gente, sempre in giro, stimolante, stimolante e ricco di incontri. Salve, giovane filippino. Tu che al contrario degli schiavi dell'Ottocento non vieni a noi in catene, ma liberamente, pagandoti da solo anche il passaggio aereo. Non trovi che in questo mondo tutto funzioni proprio bene? Che ciascuno stia al suo posto se ce l'ha e se no fa le scarpe a qualcun altro? Perché invece di abbracciarti, fratello di sfiga, guardo con invidia la tua efficiente palettina mentre io col mio giornale dell'altro ieri spero che a Oton, qui accanto, siano passati i disturbi intestinali che comunque... Pasquale. Ciao. Ho saputo che fai il concorso anche tu. Ci provo. Tua moglie? Si è messa con un camionista. Mi dispiace. Vai, vai. Adesso vado, va. Il lupo mi ha chiesto di fare queste fotocopie. Ormai ci mancava solo che gli lucidasse la scrivania. Uscì il bando di concorso per 30 posti di segretario comunale. Era come un telequiz, salvo che nel cosiddetto mondo del lavoro i milioni te li davano a rate, un tanto ogni mese per tutta la vita, finché un ictus non ti beccava tra una richiesta di carta igienica e l'altra. Domanda. Cosa sono i mitili? Risposta. A. Soldati dell'antica Roma. B. Molluschi marini. C. Persone umili e miti. La chiamavano... prova di cultura generale. Confrontai le mie risposte con quelle di Pasquale. Erano assolutamente identiche. Però nella graduatoria lui era ammesso alla prova orale e io no. Complimenti. Una canzone, una ida, o un blues, o un jazz, insomma qualcosina di... vuol sentire? Insomma, se... Thank you.
Il servizio civile stava finendo. Poche settimane mi sarei di nuovo trovato senza un cazzo da fare e con l'orrenda prospettiva di dovermi trovare un lavoro. Finché sul giornale lessi che il Salone del Libro cercava collaboratori. Per uno come me, studenti, un'occasione imperdibile. Mi presentai più impeccabile che mai. Quanti esami hai sostenuto? 14. Media? 30. L'altro ieri ho rifiutato un 28 poiché... Fidanzato? Bella questa ciocca bionda. Lascia stare, l'ho fatta io. Va bene. Il lavoro comincia tra 2 settimane. Lei si occuperà della reception. Un lavoro delicato. Molto delicato. Ci vediamo, caro. Speriamo di no. Grazie. Delicato, molto delicato. Distribuire valigette in polifibra ecologica biodegradabile ai visitatori professionali. Librai, scrittori, editori. Buongiorno, sono un insegnante. Vorrei una valigetta. Mi dispiace, non sono autorizzato. Le diamo solo ai professionali e le insegnanti non rientrano. E lo sapevo. Siamo sempre le più bistrattate. Dal ministero a questo cazzo di salone. Comunque nelle valigette c'è soltanto il catalogo del salone. Se vuole quello glielo do. Così. Ma che catalogo è catalogo? Io voglio la valigetta! No, 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 non si permette. Molla! Avevamo l'ordine tassativo di non litigare con nessuno. Perciò certe volte finiva che bisognava cedere. Ed era anche peggio. Prima mi avete detto che agli insegnanti valigette non le date. Esatto. Allora, come mai questa mia collega ce l'ha? Ma io non l'ho già vista da qualche parte. Cosa cazzo se ne facevano delle valigie? Prego. Lei l'altro giorno mi ha dato una di queste valigette, si ricorda? Ma io ho 2 bambine. L'altra sera hanno litigato perché c'era una sola valigetta. Lei dovrebbe darmi un'altra valigetta. Ma certo, la scelga pure, verde o nera, guardi bene. Grazie. Allora... Ciao. Ciao. Ho pensato che avremmo potuto fare conoscenza. I've been observing you in these days, you and your valigetti. Yes, yes. I'm sorry, by the way, my name is Susan. It's Walter, Walter. Walter, pleased to meet you. Some people are really... Terrible, thank you. E vai, storia d'amore interrazziale. Fresh, or as you say in Italian, sfacciata? Sfacciata, sì. Ok, Dillo, Susan. Lei ha un valigetto per me? Cominciai a considerare i libri da un altro punto di vista. E se ci potevo portare a casa la pagnotta, per esempio, chissà quanti di quegli scrittori lo facevano. Perché non potevo provarci anch'io? Qualche settimana dopo dovetti mollare anche la casa dell'obiettore. Un anno di servizio civile se n'era andato e nella mia vita non era cambiato niente. Ritornai a casa dove fui accolto con la consueta giovialità. Quando nascesti tu, nacque un bel fiore. La luna si fermò dal camminare. La luna si fermò
nel camminare le stelle si cangiano di colore. L'amore è... Il giorno dopo la zia morì. Un incidente. Uno della mia età col cabbio del padre non aveva rispettato la precedenza. Si moriva così. E poi non restava più niente. Che da morte. Tutti questi individui maschili, chi li conosce? Eh? Saltò fuori che la zia mi aveva lasciato 100 milioni. Bastarono giusto a pagare il carro funebre e gli avvocati per non finire in galera. Non mi pentii neanche un momento, ma qualsiasi cosa facessi tutto mi ricadeva addosso, peggio che nei miei incubi. Walter Verra, l'ex giovane è cresciuto. Finila sta rainiera, sì o no? Eh? La traccia! Franco, quando paghi? È un mese che stiamo lavorando. Stiamo. Gli idoli di Franco erano gli Agnelli e la Juventus. Ogni giorno mi martellava con le meraviglie della libera impresa e del gioco a zona mista con i centrocampisti in copertura. Da. Spendiamo tutti subito, no? 300.000. Gli Agnelli. Era meglio fare il terzino destro. Vado a comprare le sigarette. Ma se non fumi? Comincio adesso. Ciao! Valeria!
Dai. Vado. Resta. Resto. Ancora sui libri. Ci provo, tu? Non noti niente. In che senso? Davvero, davvero, davvero non noti niente? Davvero, davvero, davvero no. Sono incinta. Mi sposo. Mi sistemo. E con chi? Con Giovanni. Lui. Aiuto. Ciao, amore. Ti ricordi di Walter? Stavolta reagisco, Ah, sì, mi ricordo. Sempre vergine. No, no, figurati. Anzi, buona ragazza. Grandioso. C'è proprio bisogno di uno con cui stare. Ti dà un sacco di fiducia. Vero, amore? Sono passato in banca. Ho firmato il mutuo della casa. Non è un tesoro? L'arrediamo tutta Philips Stark. Ma siete una bella coppia, si vede. Lo avverto proprio. Fichissimo. Anche loro. Si sistemavano anche loro. Ci doveva pure essere un posto anche per me. Allora, sì, volevo sottolineare esattamente che Tommaso D'Aquino per la società... Walter. Se trovo il foglio, ve lo faccio. Sei cambiato. Anche tu. Pensavo che avessi mollato. Come ti va? Bene, sono all'undicesimo esame. Complimenti. E l'occupazione? È successo poi quello che doveva succedere? È difficile spiegare, vedi? Ho capito che bisogna avere un progetto di più ampio respiro. Agire anche sul contesto. Perciò mi sono iscritto al partito. Quale? Non scherzare. C'è bisogno di serietà adesso. Un lavoro. Ecco quello di cui c'è bisogno, non serietà. Prova in questo posto. È di un'amica di mia madre. So che cerca un commesso. Giurai a me stesso. Ce la farò. Non ce l'ho fatta. Allora cosa dite? 19? 18? Lei ha frequentato durante l'anno? Sì. Ho anche comprato il libro. A dire il vero, lei non la ricorda. Succede. A me non mi vede mai nessuno. Torno al prossimo appello. Meglio? Sì. Molto meglio. Sì. Grazie, è stato un piacere. Prego. Non è che ha qualcosa per me, lei, no? Sì, effettivamente. Prego. Grazie. Buongiorno. Avanti, prossimo. Il mio racconto era stato accettato. L'avrebbero inserito in una raccolta di giovani scrittori perché, dicevano, era molto rappresentativo di una crisi generazionale. Ma vaffanculo. Dove ho sbagliato? Soldi, naturalmente, neanche parlarne. Ah, buonasera, lei deve essere Walter, vero? Il ragazzo che mi ha raccomandato Marisa, vero? Io sono Alberta. E lui è Cassietto. È un armadillo, non ce l'ha nessuno a Torino, un armadillo. Cassietto, fai ciao a Walter, il tuo nuovo amico. Dai, io ho da fare. Adesso richiamo Mark così le spiega tutto. Lei resti qui. Mark! Mark. A volte ritorno. È così che la mia vita da uomo libero è finita. Ho cominciato a fare il commesso. Cosa? Sì, sì, sì. Faccio il commesso. Non ho capito. Il commesso, sì. Io sono un commesso. In negozio vendono anche il libro dove è pubblicato il mio racconto. Guardo quelli che lo comprano e mi chiedo che penseranno leggendo. Me? Me come persona, intendo. Di sicuro non mi vedono nemmeno.
No, non c'era scampo per nessuno. Anche nei sogni delle zingare c'erano i reggiseni e il crocio magico. Ecco com'era. Bastava una divisa e non scappavi più dal ruolo che ti avevano assegnato. Bye bye, Walter. Adesso? Ma sì. Se ne andassi a fanculo il reggiseno a incrocio magico, il supermercato e anche Cassietto, ti è. Allora, Walter, ci è riuscito la presa? E il cassetto l'ha visto? Non lo trovo più. Oh, dico, ma sta bene, Walter? Ho perso la verginità. Questa me la raccontavano alle elementari. Dunque, ci sono due topini che guardano il cielo in una notte d'estate. Passa un pipistrello e il primo topo dice all'altro: guarda, un angelo. Dopo tutto questo tempo forse ho capito che voleva dire davvero quella storiella. E cioè che, per quanto schifo faccia la tua vita, puoi comunque sognare di avere un paio d'ali e di volare. Solo che la parte più difficile rimane staccarsi da terra. Puoi vedere che alla fine ha sempre avuto ragione lui. L'armamentario stellare si facesse finito una volta per tutti. Ci risiamo. Ma bisogna tenere. Sì, lo so. Devo tenere duro e non dargli la vinta. Marco, ci saranno milioni di stelle solo in questa galassia. Certe sere sembra che arrizzassi in punta di piedi sembra di poterla acchiappare. Ma tanto quelli come noi non ci arriveranno mai. Ah, ma hai sentito dire te d'un figlio d'un operaio che diventa astronauta, eh? Sì, proletari nello spazio. Guarda che forse le stelle sono più belle viste da lontano. Casca il mondo. Casca la terra. Guarda che animali stronzi c'è in circolazione in questo momento storico. Ma vaffanculo! Thank you.
Thank you.